Questa mattina al Comune di Melito di Porto Salvo, tra poco sentiremo i commissari prefettizi che guidano il Comune di Melito. Ieri c'è stata una falla nel tetto del Comune, quindi dopo la caduta del sindaco ora comincia a cadere anche la residenza municipale. Speriamo che questo non accada, troppo sovraccarico. Il peso che c'è sopra il tetto del comune, c'è aria condizionata, impianti, pannelli fotovoltaici, insomma c'è troppo peso rispetto alla tenuta del tetto, e quindi una falla ha fatto intervenire i vigili del fuoco, che comunque non hanno dato fino ad ora l'inagibilità dei locali, anche se, come vedete dalle immagini, qui è tutto recintato al comune, è vietato l'accesso ai cittadini. Ecco, vedete, lì c'è ancora gli attrezzi che i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti ieri, ancora stanno lavorando. Credo che qui non ci siano pericoli, c'è sopra comunque, oltre all'impianto di aria condizionata, ci sono anche gli archivi del comune che naturalmente pesano. E poi vediamo da quest'altra parte, c'è il Palazzo Mangararo dove ci sono gli uffici, vedete quel balcone oramai è da anni che sta così, cioè, quello è un altro pericolo reale, perché piano piano il ferro che c'è tende ad arrugginirsi, rimanendo così scoperto, e c'è anche lì un serio pericolo. Ma i pericoli non sono soltanto quelli che stiamo vedendo. Ora andiamo anche a vedere in questi uffici, c'è tra l'altro l'ufficio delle politiche sociali, che è al terzo piano, dove devono avere accesso gli invalidi, cioè quelli che non sono in condizioni di camminare con i propri piedi e con le proprie gambe per arrivare agli uffici quando hanno bisogno di sbrigare qualche pratica o di parlare con un assistente sociale, con chi è addetto alle politiche sociali. Andiamo a vedere in che condizioni è anche l'ascensore. L'accesso, ecco, di Palazzo Mangararo, l'accesso ai servizi anche delle politiche sociali. Andiamo a vedere. Intanto qui vedete, così si presenta, pieno di cartacce e di spazzatura, possiamo dire, questo palazzo, l'ingresso di questo ufficio. Ecco, qui ci sono, vedete, il pubblico si riceve, quindi questo, c'è un accesso al pubblico, qui c'è scritto il pubblico, politiche sociali, cultura, attività produttive, sport, turismo e spettacolo. Il pubblico si dice il lunedì e il mercoledì, quindi significa questo, che qui c'è l'accesso al pubblico. Vedete, questo è l'accesso. Ecco, qui come vedete c'è una carrozzina, ecco, una carrozzella di un bambino è rimasta qui perché non può salire. Ecco, e c'è l'ascensore. Ascensore che tra l'altro non è un ascensore a norma, e tra l'altro qui non ci entra una sedia per un portatore di handicap, qui c'è scritto ascensore fuori servizio. Beh, più che l'ascensore fuori servizio, noi possiamo aggiungere che questo è un palazzo non in regola con le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, e soprattutto non può ricevere il pubblico. È un fatto decennale, esiste ormai da molti anni questo problema, più volte all'attenzione degli amministratori, mai è stato risolto. Ora andiamo a sentire il commissario Giannelli. Ecco, questa mattina parleremo appunto con i commissari che stanno reggendo il comune, cercheremo di fare anche un punto sulla situazione generale, a partire anche dalla situazione dell'emergenza rifiuti che c'è in questo paese. Siamo
con i commissari che reggono il comune di merito di Porto Salvo, che di problemi in questo periodo ne hanno fin troppi, si aggiunge una emergenza ogni minuto quasi in questo territorio, la dottoressa Di Raimondo e il dottore Giannelli che abbiamo intervistato anche altre volte. Noi abbiamo poc'anzi fatto delle immagini esterne, si vede che ci sono dei nastri che vietano l'accesso ai cittadini in un angolo del comune. Poi le chiedo che cosa è successo, ma abbiamo anche visto dall'altra parte, quindi il palazzo di fronte al comune, che è sempre del comune, Palazzo Manganaro, dall'esterno, e da qui già vediamo che ci sono anche lì dei pericoli su questo edificio che era stato tra l'altro dichiarato anche inagibile, e dentro questo edificio c'è un ascensore che non è ascensore e ci sono le politiche sociali al terzo piano. Io inizierei da questa emergenza. Intanto, cosa è successo ieri in questo comune, visto che c'erano i vigili del fuoco che sono intervenuti, noi abbiamo soltanto questa notizia. Allora, guardi, ieri mentre stavamo alacremente lavorando con i colleghi alla redazione del conto consuntivo, insomma, che dovremo approvare oggi, siamo stati avvertiti dal tecnico comunale, dal responsabile del servizio tecnico, che era stata individuata una preoccupante lesione al piano superiore strutturale. Immediatamente il tecnico, insomma, ha fatto le verifiche proprie e si è ritenuto di chiamare i vigili del fuoco di Reggio Calabria per una verifica immediata. Subito si è fatto chiaramente sgombrare il comune, almeno nella parte che poteva essere interessata da pericoli di crollo. Dopo un lungo sopralluogo da parte dei vigili del fuoco si è accertato, d'intesa con i nostri tecnici ovviamente, che non c'era un pericolo immediato di crollo, anche se quello che è accaduto, diciamo, il posizionamento del macchinario sul tetto del comune per il raffrescamento e il riscaldamento in inverno, molto pesante anche per i litri d'acqua che vengono poi aggiunti per farlo funzionare, connesso alla vibrazione che questo macchinario produce nel momento in cui funziona, ha creato una situazione di instabilità e quindi tecnicamente un piccolissimo scostamento, associato peraltro al fatto che nei locali posti sotto al tetto erano stati posizionati, direi improvvidamente, una serie di armadi pienissimi di carte e di faldoni con una massa di carico imponente. Quindi ieri sera l'autorista di Raimondo e io ci siamo fermati a merito ovviamente fino a tardi per fare in modo che il comune riuscisse entro stamattina, cosa avvenuta, l'avete ripreso con le immagini, sia a svuotare con i nostri operai completamente da carte, mobili, quello che erano quei locali, ma poi materialmente a rimuovere questo macchinario per alleggerire, così come richiesto dai vigili del fuoco, il peso e quindi rendere agibili i locali. Adesso occorrerà poi compiere tutta una serie di verifiche tecniche per valutare dove rimettere questo macchinario, che è una risorsa in termini economici e quindi deve essere utilizzato. Quindi se poterlo riposizionare in quel sito, ovviamente con le opportune tecniche cautele che vedranno i nostri esperti, oppure posizionarlo in un altro sito. Bene, io ora andrei un attimino invece alla signora Di Raimondo, la dottoressa, perché l'abbiamo vista ed è stato anche apprezzato questo gesto da parte dei cittadini meritesi, in rappresentanza comunque della terna, con la fascia tricolori, portare un fascio di fiori allo scambio della Madonna incontrata al tabacco. È stato molto apprezzato anche in considerazione del fatto che la processione della Madonna di Porto Salvo attira moltissimi fedeli, non solo, c'è anche gente che viene da fuori. Intanto quindi la ringraziamo anche a nome dei cittadini per questo pensiero che avete avuto e le chiediamo, poi l'abbiamo anche vista partecipare alla Santa Messa che abbiamo anche mandato
anche in replica, e quindi credo che questi siano i segnali di una commissione che lavora per il popolo e che sta comunque in mezzo alla gente. Signora, cosa ha provato a vedere per la prima volta questa bellissima immagine della Madonna, questa effigie portata a spalla dai pescatori e poi lo scambio, insomma tutto quello che... Allora, per me è doveroso, per me, non solo doveroso, mi fa un piacere essere presente in una manifestazione così importante per tutta la cittadinanza del Comune di Melito Corso Salvo. È stato un piacere perché noi come commissione ci sentiamo integrati in questo territorio, non ci sentiamo degli ospiti, per cui è giusto che noi ci siamo in ogni momento importante e per essere insieme alla comunità dei cittadini del comune di Porto Salvo. Cosa ho provato? È stata un'esperienza, una sensazione bellissima, è una manifestazione veramente molto toccante, non solo per il quadro della Madonna che è bellissimo, ed è stato apprezzato proprio come opera d'arte, e io devo ringraziare chi mi stava accanto, i parroci, il signor Denaro, perché no, perché nel mentre mi dava, mi spiegava un pochino le tradizioni di questo comune, quello che significava, significa per Porto Salvo, per Melito Porto Salvo, questa effigie della Madonna e questa fedeltà che insomma i cittadini provano. E poi, bello anche il folklore, il modo come viene portato questa... E con questa danza armoniosa che si può leggere Onde del Mare. E ho avuto modo di apprezzare anche l'importanza che ha in quel momento il ruolo del capovara. Per me è stata un'esperienza bellissima, che sono sicura, a prescindere dall'accordo che ci sarà l'anno prossimo, in questo periodo, ma io sarò presente e spero di esserci sempre, perché è stato molto bello e suggestivo anche la partecipazione delle persone. Non avevo mai visto, oramai da 2 mesi che siamo qua, tutte queste persone, proprio nell'incontrata nella Fiumara, quando ho alzato gli occhi ho visto dalla circonvallazione tutta questa gente, tutta questa macchina, vi posso assicurare che ho avuto un nodo alla gola. Bene. Quindi, come ha visto, tantissima gente, e lì c'era anche la gente onesta, la merito per bene, con la quale lei ha vissuto quei bei momenti e ha vissuto poi anche la Santa Messa la mattina di domenica, assieme anche al capitano dei Carabinieri e ai Carabinieri di Melito, il maresciallo Scarpino, visto che erano presenti, e li vedo sempre a fianco a voi, e questo è un altro bel segnale che si dà alla cittadinanza, perché vuol dire che anche i militari, cioè che lo Stato è presente, non certamente per offuscare nessuno, per fare repressione, ma quanto per fare invece prevenzione e per dimostrare la presenza. Passiamo ora a un'altra invece emergenza che abbiamo anche visto purtroppo durante la processione, l'emergenza dei rifiuti. Non siamo riusciti quest'anno ad evitare nel passaggio della Madonna, dove abbiamo dovuto anche riprendere queste immagini per fare un'informazione corretta, insomma quello che c'era. Purtroppo c'è un'emergenza rifiuti che comprendiamo non è solo del comune di Melito di Porto Salvo, ma ai cittadini poco interessa come stanno a Reggio di Calabria, come stanno a Locri, che hanno la stessa, se non peggiore situazione sui rifiuti. A che punto stiamo? Tra l'altro, ieri noi abbiamo fatto un servizio perché i cittadini danno fuoco ai rifiuti, e questa è una cosa molto pericolosa. Cosa state facendo per uscire da questa emergenza, che crediamo sia intanto l'emergenza da affrontare con immediatezza? Cioè, cosa avete fatto e cosa ci aspetterà nei prossimi giorni?
Allora, io penso che sia importante che la gente sappia come stanno le cose, troveremo forse anche il modo di farlo direttamente, poi ve lo faremo sapere, perché è giusto avere un rapporto diretto con chi vuole parlare con i componenti della Commissione, spiegargli le cose come stanno, perché i rifiuti a terra a Melito, visto che parliamo di Melito e non degli altri comuni, ci sono per ragioni ben chiare. La prima ragione è che l'unica discarica dove poter conferire i rifiuti, cioè per capirci, noi possiamo anche raccogliere domani mattina tutta l'immondizia da terra da Melito, però da qualche parte poi bisogna metterla. E in Regione c'è una sola discarica autorizzata per Melito, che negli ultimi giorni ha operato solo per Reggio Calabria. Quindi i rifiuti sono fermi a Melito, anche perché i camion dell'ASED, che è una ditta che fra l'altro sta lavorando bene per quanto ci riguarda, e noi alle 13 avremo qui un incontro per programmare una raccolta straordinaria per domani mattina, ma il problema non è la raccolta, il problema è il conferimento. Quindi nessuno si tira indietro a mettere in campo 15 camion e togliere tutta l'immondizia da mezzo. Il problema è dove andarla a mettere, perché fuori regione per legge non si può andare a mettere. In regione l'unica discarica è quella, quindi è bene che i cittadini sappiano che in questo momento i 3 camion che stamattina sono stati raccolti sono fermi in linea alla discarica di San Batello. Perché per essere chiari, il buco dove mettere i rifiuti è uno solo in regione e questo non dipende dal comune di Melito. Lei chiedeva cosa stiamo facendo, preferiamo prima fare le cose e poi dirle, però una soluzione l'abbiamo immaginata e stiamo cercando di realizzarla in conformità alla legge, quindi trovare una soluzione che consenta ai cittadini di non vedere più i rifiuti per terra, fermo restando che a San Batello, per decisioni che non dipendono da noi, sempre 3 camion o 4 camion al massimo potranno essere scaricati. Speriamo di poterla comunicare questa decisione dopo averla realizzata nei prossimi giorni e vediamo se il telefono prima suonava, perché stiamo cercando di avere contatti con la regione e con la discarica per consentirci domani mattina di fare uno scarico straordinario di quello che raccoglieremo domani nei punti sensibili che alle 13 indicheremo alla ASED. Abbiamo già da tempo detto che i punti sensibili sono prevalentemente e prioritariamente le scuole, i luoghi di cura, i luoghi dove ci sono delle attività sensibili. Davanti a un panificio l'immondizia bisogna toglierla e faremo in modo di partire prima di là. Quindi questa è l'emergenza che viene affrontata nelle prossime ore, prima con questo incontro anche con la società di raccolta rifiuti, con l'ASED, e poi quindi per elaborare questo piano di intervento. Ma per non lavorare sempre in stato di emergenza, molti cittadini in questi giorni, anche quando siamo andati a fare le riprese che stavano bruciando questa spazzatura in mezzo alla strada, cosa molto pericolosa, non lo ripetiamo, quindi invitiamo i cittadini a non farlo, molti cittadini ci chiedevano: ma perché non trovare un sito anche all'interno del comune di Melito, dove più che buttarla, più che vederla al centro, metterla in questo sito? È possibile una soluzione del genere? Guardi, è possibile, ci stiamo lavorando, ma bisogna attrezzarlo secondo quello che prevede la legge, perché la legge prevede dei paletti molto chiari per fare queste cose, degli adempimenti anche costosi per un comune, accennavo prima al rendiconto che noi approviamo, ma comunque questo è un comune che ha grossi problemi economici, quindi la spesa bisogna che venga giustificata e soprattutto che si individui un sito che sia utile in quanto conforme alla legge, perché non possiamo prendere dei rifiuti e metterli in un sito che provocano a loro volta un inquinamento ambientale. Allora, dobbiamo fare questo in emergenza e cercando di garantire una soluzione anche per i prossimi mesi. Lo dico perché siamo a conoscenza che Melito da qualche mese non è più 12.000 abitanti, ma in alcuni momenti 30.000. E anzi, preghiamo i cittadini di avere un po' di pazienza. Noi proviamo a fare questa raccolta straordinaria, ma assolutamente a non dare fuoco ai rifiuti, perché al di là del fatto che è un reato, ma questo, voglio dire, non è questa la ragione per cui non devono farlo, quanto soprattutto perché sappiano che noi che siamo qui da 2 mesi ci troviamo ad affrontare una situazione emergenziale che viene da lontano con degli strumenti che devono essere quelli conformi alla legge. Ecco, lei ha parlato di difficoltà economiche e di rendiconto che
mi pare che, se ho ben capito, state per approvare, quindi il rendiconto sarà approvato, mentre gli stipendi, che fino a questa mattina qualcuno reclamava ancora il pagamento degli stipendi, a che punto stiamo con questo altro problema? Stamattina noi approviamo il rendiconto con i colleghi e posso dire che gli stipendi sono partiti per il tesoriere per il pagamento, quindi nei prossimi giorni saranno regolarmente accreditati. Dobbiamo anche dire che questo problema c'era già, lo avete trovato, perché negli ultimi mesi, nell'era Costantino, chiamiamola, l'ultimo sindaco, tutti i mesi c'era lo stesso problema degli stipendi, quindi voglio dire, non è che la prima volta che accade un fatto del genere, ma l'aspetto della finanza del comune, siete riusciti a quantificare anche un piano di rientro, perché ci sarebbe anche poi la possibilità anche trentennale attraverso dei sistemi che voi conoscete meglio di noi? Guardi, adesso l'adempimento che noi cureremo in giornata a fini contabili, a fini esclusivamente contabili, perché evidentemente tutto quello che è avvenuto in precedenza non potrà non avere delle conseguenze sul bilancio che il Comune dovrebbe fare entro il mese di giugno, salvo poi gli slittamenti che insomma in molti casi, ma per tutta l'Italia insomma, normalmente avvengono. Per cui in quella linea si è già proceduto, cosa che normalmente si fa, ad una quantificazione dei debiti con una richiesta che è stata fatta a tutti i settori, che hanno fatto confluire la indicazione dei debiti, e abbiamo già visto che vi erano già in precedenza dei piani di rientro per delle situazioni debitorie molto pesanti, una per tutti l'Enel, tanto per fare qualche esempio, perché è giusto che i cittadini sappiano qual è la situazione del Comune. Voglio anche cogliere l'occasione per dire che la Commissione, che si è insediata da 2 mesi, ha già messo su 3 tavoli che stiamo coordinando personalmente noi come commissari, uno per le case popolari, l'altro per individuare le forme di sussidio alle tante famiglie che hanno difficoltà, quindi contributi attraverso un'indicazione di un regolamento, quindi uno strumento certo che possa far conoscere quali sono gli strumenti per poter arrivare a fare questo, e l'altro, devo dire, una verifica di quali sono le strutture comunali utilizzabili al meglio e che oggi sono inutilizzate. In questo contesto il mercato coperto, che volevamo impiegare da subito, ha evidenziato purtroppo delle serie lesioni strutturali che sono in corso di accertamento con la ditta che ha compiuto i lavori, mentre invece per quanto riguarda il fortino, siccome lei prima chiedeva ai servizi sociali, penso una settimana dopo che noi ci siamo insediati abbiamo deciso di spostare gli uffici del Palazzo Manganaro attraverso una localizzazione diversa che era già pronta, però l'ha detto lei in apertura, oggi dobbiamo valutare in che modo accomodare il comune e poi vedere il fortino, dove comunque all'interno ci sono perdite di acqua, quindi va verificato anche al fortino, perché voi sapete che prima dei 10 anni chi ha fatto i lavori deve garantire che i lavori vengano fatti, vengono messi in regola. Quindi dico questo perché insomma, la Commissione sta facendo tutto quello che può, ma deve farlo cercando di non fare differenze e soprattutto di mettere un punto per una situazione delicata. Parlo delle case popolari in particolare, dove abbiamo già un quadro piuttosto chiaro. Sì, ma anche già il fatto di... intanto noi abbiamo notato che c'è sempre una fila di gente che aspetta di parlare con uno dei commissari. Abbiamo visto che tra tutti questi impegni che avete, già ne avete elencati parecchi di problemi che state portando a soluzione, ci sono anche per esempio quando ricevete un cittadino, come nel caso della villa comunale, vi viene segnalato un problema, poi date anche seguito, quindi ascoltate il cittadino, non perdete solo il tempo per riceverlo. Ma il fatto che i cittadini sono tanti, abbiamo notato l'altro giorno che c'era anche un vigile urbano addirittura con l'elenco delle persone, con l'orario di ricevimento, ho scritto a che ora ti ricevo pure, questo è un segno anche di rispetto verso la cittadinanza, il fatto che ci siano molti cittadini che aspettano di parlare con voi vuol dire che il cittadino ha bisogno di sentirsi
coperto dalle istituzioni e tranquillizzato, e soprattutto le fasce deboli, quindi quando voi avete già individuato i punti nodali, cioè quando parlate di case popolari, di interventi alle famiglie bisognose, già voglio dire è un buon punto di partenza. Già risolvere questi problemi credo che sia, avete già fatto, conquistato il popolo di merito, perché poi questa è la stragrande maggioranza, sono quelli che hanno bisogno in questo paese, e lo sanno bene i parroci del territorio, che devono passargli il pane e la pasta a molte famiglie. Per quanto riguarda il rendiconto, è in grado di dirci tra attivi e passivi più o meno, insomma, una cifra così, anche se contabilmente ancora credo che non siate proprio al centesimo, ma voglio dire, siete in grado? No, non lo siamo al centesimo, anche perché abbiamo concluso proprio ieri sera, mentre che c'era il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei nostri tecnici comunali, la procedura per prevista dalla cosiddetta la legge numero 35, quella che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di pagare i debiti, e quindi abbiamo all'euro la certezza di tutti i debiti del comune, sia in conto capitale sia in conto corrente. Allora, oltre 12 milioni di euro, non glielo posso dire perché non me lo ricordo, ma l'abbiamo proprio al centesimo determinato, e quindi abbiamo determinato in 12 milioni, in oltre 12 milioni di euro, 12 milioni 400 e passa mila euro, i debiti effettivi del Comune di Melito, e che grazie a questa legge speriamo che possa arrivare questo prestito della Cassa Depositi e Prestiti trentennale, potremmo finalmente dare un respiro a tutte le piccole ditte, anche che locali che vantano crediti nei confronti del Comune. Proprio si parla di provvedimento salva impresa, ed è quello che noi cercheremo di fare. Ieri sera proprio abbiamo concluso la procedura, abbiamo inviato i nostri dati, e poi evidentemente abbiamo valutato, per poter approvare il consuntivo, un pochino i residui attivi, i residui passivi del bilancio, dove abbiamo riscontrato in effetti un residuo attivo enorme, di cui il 50% di fatto è virtuale. Ecco, l'attivo invece, cioè le entrate rispetto a questo debito, più o meno? Le entrate effettive in questo momento non siamo in grado di poterle determinare, però ci ripromettiamo di avere un report continuo, anche se devo dire che già stiamo programmando una riorganizzazione immediata dell'ufficio tributi, che di fatto è il cuore, diciamo, dell'ufficio, perché insomma le entrate sono quelle. Vi posso però dire che noi abbiamo trovato tra i residui attivi pari a 31 milioni di euro, di cui sicuramente il 50% non sono quei residui che di fatto lo fanno un pochino in tutte le amministrazioni, che si portano proprio per bilanciare il bilancio, però non saranno mai riscossi. Noi cercheremo di fare il prossimo preventivo più realistico possibile, anche perché non lo trovo corretto andare a creare un pareggio fittizio. Certo, questo perché voi comunque non fate i politici, fate i commissari, funzionari, ma solitamente in tutte le amministrazioni, questo lo ha detto lei, tutte le amministrazioni mettono in bilancio in attivo entrate che non avranno mai. Quindi questa è una buona notizia. Intanto il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti con un mutuo trentennale previsto dalla legge, e attraverso questa operazione possiamo tranquillizzare i cittadini, almeno per ora. Il Comune non fallisce, quindi non andremo al massimo delle tasse, quindi state lavorando per questo. Noi certo stiamo lavorando per questo, per tutelare il Comune. Appunto, noi non facciamo politica, noi cerchiamo di tutelare
l'amministrazione comunale e il comune di Melito Porto Salvo e quindi i cittadini evidentemente. Cercheremo in tutti i modi di evitare questa emergenza economica che sarebbe una rottura per tutti. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando anche i consulenti. Voglio precisare, noi chiederemo, come abbiamo già chiesto al prefetto di Reggio, per il nostro ministero i cosiddetti sovraordinati, i cosiddetti consulenti previsti dalla legge. Ed è giusto precisare che il Comune, nel momento in cui è commissariato, ha un notevole risparmio anche sotto questo profilo, perché non paga né i commissari né i nostri consulenti, perché sono previsti dalla legge e saranno pagati dal Ministero dell'Interno. Questa signora, ecco, questa dottoressa è una cosa che lei ha detto, infatti non gliel'avrei fatta la domanda e avrei fatto male, perché molti cittadini dicono ci costa tantissimo mantenere tutte queste persone, quindi sfatiamo anche quest'altro discorso. Non è per niente vero, voi non venite retribuiti dalle casse del Comune di Melito Porto Salvo, vero? Chi vuole rispondere? No, noi non siamo retribuiti, noi siamo stati mandati qua dal Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno ha la Presidenza del Consiglio, ha ritenuto di sciogliere questo Comune e quindi ha mandato 3 commissari. Sono previsti dalla legge, abbiamo un testo unico sugli enti locali che lo prevede, però noi, i nostri collaboratori, siamo a carico sia come spese sia come indennità dello Stato, in particolare del Ministero dell'Interno, per cui anche sotto questo profilo i 2 anni di permanenza nostra qua vuol dire un risparmio, tenendo conto che per il comune di Melito Porto Salvo è previsto un sindaco e 5 assessori che prendono le loro brave indennità. Noi invece ce li dividiamo e sono a carico del comune, dello Stato. Per cui anche questo tutto questo si rivolge a favore della cittadinanza, perché avremmo meno spese come comune, avremmo anche 2 sovraordinati, noi abbiamo chiesto, e un consulente proprio per il tributo, un esperto in materia di organizzazione del servizio. Questi casi sono sempre a carico dello Stato? Ecco, questo stavo dicendo, che sono pure a carico dello Stato, e anche perché io devo dire che è giusto che ci sia questo indirizzo, perché noi siamo mandati al Ministero dell'Interno, l'ultimo indirizzo del Ministero dell'Interno è quello di prendere i commissari fuori dall'ambiente, di conseguenza anche il rimborso spese e tutto, tenuto che le determinazioni vengono dal Ministero dell'Interno, quello di venire da fuori e quindi decidere, perché noi non è che ci autoproponiamo, è il Ministero che ci dice tu vai e noi come carabinieri in genere, noi siamo in questo modo, accettiamo e andiamo. E quindi tutte, sia come spesa, sia come indennità, creiamo sullo Stato. Bene, abbiamo chiarito un punto molto importante, perché per la verità nei 4 cantoni del Viale Garibaldi, così, cioè dove si fa politica, dove si continua sempre a parlare e sparlare di tutto e di più, una delle cose che sentivamo spesso, ma quanto ci costeranno che stanno in albergo ora per 2 anni e mezzo, più gli stipendi? Non è per niente vero, ecco, lo abbiamo sentito in questo momento, anzi il Consiglio Comunale, anche i consiglieri avevano un piccolo gettone, ma l'avevano, gli assessori erano tutti comunque con un discreto gettone di presenza, intorno a 1.000 euro in questo comune a testa, e in più c'era l'aspettanza del sindaco, spese di rappresentanza eccetera. Diciamo subito, abbiamo chiarito e passiamo oltre, quindi, che le spese affrontate sia per gli alberghi sia per gli stipendi, per i commissari e per i funzionari che verranno anche a supporto, sono a totale carico di chi ha deciso lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi
del Ministero. Bellissima, questa è una bellissima notizia, così i cittadini sono anche tranquilli, vi vorranno più bene sapendo che non vi devono pagare lo stipendio, ma perché poi sono loro che pagano. In un'esperienza in un altro comune, non del sud, dopo un certo periodo la commissione ha pubblicato il resoconto di quanto costava prima e di quanto costava con i commissari, e quindi si può anche fare un calcolo da questo punto di vista, insomma. Fra l'altro voglio anche aggiungere che c'è un ulteriore vantaggio, perché il trattamento economico e tutte le somme che lo Stato versa rimangono poi sul bilancio del Comune per gli anni successivi, quindi è una voce del bilancio, adesso non voglio essere molto tecnico, che rimane a vantaggio del Comune. Colgo l'occasione per dire altre due cose, perché ci occupiamo anche di altre cose. La scorsa settimana quella che sembrava un'emergenza abbiamo cercato di farla diventare un utile per il Comune, perché il Comune ha avuto un finanziamento di circa 2 milioni di euro per recuperare il piroscafo Torino, che è una possibilità di sviluppo enorme per questa città. Una parte di questi soldi sono stati già impegnati attraverso una serie di cose, ma ci è stato detto che una mareggiata aveva fatto parzialmente emergere il piroscafo, per cui stamattina a mezzogiorno si terrà qui una riunione per capire se e come questo piroscafo possa essere recuperato e nel frattempo come metterlo in sicurezza. Guardi che questa è una promessa che hanno fatto sempre tutti i sindaci che avrebbero recuperato il piroscafo. Guardi, noi non promettiamo di recuperarlo, promettiamo, come dire, di capire se questi soldi che restano possano essere impegnati correttamente per recuperarlo. Se non è recuperabile, come fare in modo da innanzitutto rendere conosciuto che esiste, perché io sono arrivato qui, l'ho saputo un mese dopo e penso lo sappia pochissima gente se non i tecnici. E quindi vedremo soprattutto come tutelarlo, perché qualcuno nel frattempo sa, noi facciamo i commissari ma siamo anche dei viceprefetti tutto il resto del tempo, e quindi sappiamo che qualcuno potrebbe provare a derubarlo, quindi a saccheggiarlo, e questa è una cosa che non va sicuramente bene. L'altro profilo è, vi dico anche che alle ore 15 invece ci sarà un'altra riunione con i tecnici della ditta che da qualche mese sta installando le antennine per il wifi nel comune di Melito per cercare di implementare questo progetto consentire un reale utilizzo della wifi pubblica, perché voi mi insegnate, tutti i ragazzi che ci ascoltano sanno che una wifi pubblica è seria nella misura in cui quando ci si connette alla spiaggia funzioni, e se diciamo che è gratuita e poi appena ci connettiamo non funziona facciamo solo una brutta figura, insomma. Questo per dire che insomma, stiamo cercando di affrontare un po' le varie questioni. Di mantenere anche, voglio dire, anche queste promesse che altri avevano fatto, perché per esempio questa era nel programma elettorale e quindi voglio dire nemmeno questa viene meno per i giovani. Ma quando vi riposate? Perché se alle 13 avete appuntamento con l'ASAD sui problemi dei rifiuti, alle 15 sulla nave Torino, poi avete queste della rete, ma insomma quando vi riposate? Ma guardi, cerchiamo, questi sono i ritmi normali, la collega che è il vicario di Caltanissetta lo sa, noi in prefettura in genere lavoriamo così, anzi colgo l'occasione insomma anche per dire che abbiamo peraltro... Prendete molto straordinario, scusatela. No, nella categoria prefettizia lo straordinario non si paga, lo stipendio è onnicomprensivo, lo stipendio è qui, no, volevo dire veramente, perché ancora ieri il prefetto di Reggio Calabria ci ha ricevuti, c'è uno strettissimo rapporto, noi insomma non è una frase di circostanza, insomma, sentiamo vicino il prefetto prima che la prefettura e quindi anche oggi in relazione a questa situazione siamo stati in continuo contatto con i colleghi. Quindi c'è un'attenzione da parte dello Stato, insomma, a fare in modo che anche questo comune dell'area grecanica possa essere seguito con serietà. Anche perché è un comune trainante per tutta l'area grecanica, qui poi più avanti poi cercheremo anche di approfondire le possibilità di sviluppo attraverso i fondi comunitari obiettivo 1, poi, ma questo è una cosa uscita dalle emergenze che poi incominciamo ad affrontare problemi più concreti, insomma, dove si può veramente portare sviluppo. L'ultima cosa, c'è appunto in arrivo, oramai, anzi è arrivata l'estate da noi, peccato che non siamo bene pubblicizzati perché altrimenti già la stagione balneare da noi già c'è, si possono già fare i bagni. Abbiamo ancora da fare la pulizia delle spiagge, i sottopassi, no? Abbiamo visto ieri che c'era una situazione anche lì di emergenza estrema. Avete pensato per esempio di individuare anche attraverso queste
consorzi di bonifica, tutto quello che c'è della regione, i forestali che lavorano tanto, come abbiamo visto da qualche immagine, di utilizzare anche queste strutture per farvi dare una mano e uscire da quest'altra emergenza, perché quella, anche quella è un'emergenza. Allora, guardi, la questione delle spiagge è stata oggetto di attenzione dal secondo giorno che eravamo qua. Devo dire che abbiamo visto che negli anni passati il lavoro è stato fatto molto bene, quindi ha funzionato, e però andando a fare una verifica concreta, per esempio abbiamo visto che un pezzo del lungomare è senza energia elettrica di Sir, quindi conosciamo la situazione. Era già in programma la pulitura dell'intero sistema, quindi non solo della spiaggia, ma anche un'altra serie di misure atte a fare in modo che i tanti turisti che vengono da Reggio ci dicono possano trovare una situazione un po' più, come dire, regolare e soprattutto ordinata per i sottopassi e per la spiaggia. Devo dire anche che insieme alla collega abbiamo ricevuto diversi soggetti che gestiscono gli stabilimenti balneari, e il responsabile dell'area tecnica, appena assunto il suo incarico, ha già fatto una serie di verifiche anche sulla legittimità di una serie di strutture presenti sulla spiaggia. Quindi da questo punto di vista, se non ci sono altre ulteriori emergenze, ne faremo a meno, insomma, potremmo finalmente tornare all'ordinarietà, che è quella di seguire questa cosa importante. Siamo andati, per esempio, per dirvi, anche a vedere il museo che c'è sul lungomare, per capire come se ne può implementare l'apertura, come utilizzarlo al massimo. Quindi ci sono tutta una serie di cose che sono state messe in campo, però penso di poter assicurare ai cittadini che le spiagge saranno pulite. No, se lei pensava alle emergenze finite, non sono finite. Ce n'era un'altra nascosta, più che non è nascosta per niente, c'è la situazione dei nomadi. Bonificato il campo nomade, non bonificato il campo nomadi, perché è stato spostato il campo nomadi poco poco più a nord per quanto riguarda il ferro che lavoravano, eccetera. Il rischio è quello che si incrementi il campo nomadi in assenza di un intervento. Anche questa è un'altra emergenza, non so cosa state pensando di fare. E dopodiché, siccome già avete tanti problemi, ma vediamo che quasi tutti sono a soluzione, io, anche per non appesantire anche i cittadini che ascoltano, intanto vediamo di analizzare questi, e poi appena superiamo questi ostacoli, che per quello che abbiamo capito sono quasi tutti in via di definizione, questo ci fa molto piacere, torneremo poi ad affrontare altri problemi. Guardi, quella del campo nomadi rientra in uno dei due tavoli di cui le parlavo prima, è quello il tema, insomma, perché qui abbiamo i cittadini italiani che abbiamo anche ricevuto, che sono veramente in condizioni difficili, nuclei familiari in difficoltà, e quindi quello del campo nomadi è legato soprattutto all'assegnazione delle case popolari e legato a quella dei contributi. Sono state fatte delle scelte nel tempo che stiamo verificando, come quella per esempio di dare dei contributi per gli affitti a queste famiglie. Ci sono una serie di necessità urgentissime per alcuni nuclei familiari che non hanno di che sostentarsi, e quindi lo stiamo riverificando col servizio affari sociali. Quindi è uno dei due tavoli, quindi sta già lavorando seguito da noi. Per il resto, insomma, noi quello che chiediamo ai cittadini è, noi oggi abbiamo esaurito tutte le richieste dei cittadini, delle associazioni, degli imprenditori che hanno telefonato e hanno chiesto. Abbiamo un elenco con tutti i giorni in cui sono stati ascoltati, con i numeri di telefono, perché quasi sempre proviamo anche a farli richiamare dai nostri responsabili quando non siamo in grado noi di dare una risposta. E chiarisco che facciamo chiamare non per nostra comodità, ma perché quando vengono qui, se riusciamo, visto che siamo da poco, a dare già noi una prima risposta per non farli tornare tre volte e non fare promesse inutili. Un'ultima cosa sul personale amministrativo e sui dipendenti del Comune. Io ho visto c'è una grande collaborazione, l'ho notato in questi giorni, anche umana, da parte del Corpo dei Vigili Urbani, ma è quello più esposto e quindi vi vediamo molto più a contatto. Non sappiamo invece quali sono i rapporti con il resto del personale dipendente. Solitamente c'è sempre all'inizio, no, questo muro che si alza, è caduta questa barriera o ancora no? Guardi, noi avevamo intenzione di fare un incontro al mercato coperto con tutto il personale, in modo da conoscerci
proprio uno per uno. Ovviamente, insomma, noi sappiamo già chi sono le persone che lavorano nel comune, dove si trovano, ed è evidente che sarà necessario anche qualche aggiustamento nell'organizzazione per migliorare, quindi non assolutamente, perché poi alla fine noi dirigenti pubblici siamo, quindi questo lavoro lo facciamo quasi sempre. Devo dire che per adesso noi abbiamo trovato una massima collaborazione, penso di poter parlare anche a nome della collega, ringraziamo il settore tecnico dell'architetto Manti, che in questo periodo ha preso, ha assunto su di sé un incarico veramente da far tremare i polsi, non solo per la urgenza di affrontare una serie di problematiche, quella di ieri sera è evidentissima, ma anche per le responsabilità, come devo dire anche tutti gli altri settori. Per adesso la collaborazione è massima. Ovviamente, questo lo dico, essendo noi dei dirigenti, siamo in grado di comprendere qual è il tasso di, come dire, rapidità nella soluzione dei problemi. Questo è un comune dove una cosa appena detta bisogna realizzarla, insomma, bisogna impegnarsi. Bisogna, ecco, questo sì, bisogna fare in modo che i tempi siano corrispondenti alle necessità della gente. Niente, noi quindi non ci rimane che ringraziarvi, ma a questo punto serve ringraziare i cittadini se vorranno collaborare di più, perché tutti i problemi e le emergenze che ci sono superabili, credo, con l'apporto soprattutto e la collaborazione dei cittadini, che piano piano comunque si stanno abituando e che secondo noi appena vedranno anche risolti ora questi altri problemi e capiranno che in realtà poi una commissione straordinaria che lavora con lo stesso amore, anzi forse più dell'amore dello stesso sindaco, perché non ha problemi poi né personali né di rielezione né politici, quindi potrebbe essere, e forse anche la cosa che di più che fa da contorno a tutto, quindi conclude il quadro, il fa da cornice, è questo intervento sulla Cassa Depositi e Prestiti per sanare una volta per tutte la situazione di indebitamento di questo comune, per dare certezza nel futuro e tranquillità ai cittadini. Quindi io credo che per questo, se riuscirete a farlo, e noi siamo convinti che ci riuscirete, i cittadini devono comunque esservi grati. Poi starà a chi si candiderà fra 2 anni e mezzo, chi prenderà in mano questo comune risanato, portare avanti, cioè sulla strada tracciata, appunto, lo sviluppo futuro dei giovani di questa terra. Sì, guardi, io speriamo di riuscire a risanare, come dice lei, non è un impegno difficile, la situazione economico-finanziaria è molto pesante. Noi la criticheremo come abbiamo fatto con tutti, noi prima diamo sempre molto spazio, poi andiamo ad accertare se è vero, e dopodiché noi fino ad oggi possiamo dire comunque di essere molto soddisfatti come cittadini, non come organo di informazione. Noi abbiamo solo riportare poi l'informazione così com'è, infatti abbiamo ripreso anche le cose che non vanno, lo faremo sempre, e quindi io le chiedo invece di dare lei un messaggio in chiusura, una battuta ai cittadini guardandoli in faccia, cioè proprio visto che ci mettete la faccia, come ce l'ha messa anche la dottoressa, anche durante la processione in mezzo alla gente, cioè cosa volete dai cittadini, oltre che devono poi necessariamente pagare le tasse, no? Non gli farete pagare comunque il massimo delle tasse, perché voi potreste, come hanno fatto in qualche altro comune, ma questo lo voglio dire io, che ho partecipato a qualche conferenza stampa nel momento in cui hanno dichiarato il dissesto, e ho creato anche qualche difficoltà a quei commissari in quel momento, perché il dissesto è sempre una cosa bruttissima, no? Che, per i cittadini, che sono poi tenuti e obbligati a pagare il massimo delle tasse, no? E quindi in realtà pagano per colpe che non hanno. Cosa vorreste dai cittadini, visto che voi gli fate questa promessa: non vi aumenteremo le tasse più di tanto, perché i cittadini poi questo vogliono sentire. Ma guardi, la dichiarazione di dissesto comporta una valutazione di carattere tecnico, non una valutazione di carattere politico. Nel senso che, se i conti lo consentono, noi faremo tutto il possibile per evitare la situazione di dissesto, altrimenti, se è un fatto dovuto, se i conti, i numeri saranno tali,
faremo difficoltà, però è chiaro che le azioni che stiamo mettendo in campo, l'approvazione del rendiconto, il tentativo di utilizzare questa disposizione di cui parlava la collega e Massimo, io quello che voglio dire è che noi abbiamo improntato il nostro lavoro alla trasparenza. Una delle cose che stiamo facendo è anche creare un sito del Comune che possa essere conforme alle regole, perché oggi purtroppo non è così. Un sito che dia della trasparenza, che faccia conoscere come noi ci muoviamo. Il messaggio che vogliamo cercare di dare è: noi possiamo anche fare un errore, ma lo facciamo, se lo faremo, cercando di lavorare per il bene del Comune. Quindi da questo punto di vista chiediamo un aiuto da parte dei cittadini, nel senso che quando vengono a segnalarci qualcosa, come è stato nel caso della Villa Comunale, in 15 giorni la riapriamo e la cerchiamo di farla funzionare. Quindi un atteggiamento collaborativo, come noi facciamo, facendoci anche una passeggiata per il Comune, salutando, dando la mano a tutti quelli che ci incontrano anche al bar. Bene, non ci rimane che chiudere questa breve, tra virgolette, intervista. Abbiamo, anche perché avete già l'altro incontro, quindi se fate in tempo prendete pure un panino, noi vi facciamo i migliori auguri di buon lavoro e speriamo che questo lavoro sia veramente proficuo e che i cittadini possano piano piano capire, così come stanno facendo, che nonostante le emergenze questo Comune ha le carte in regola e i cittadini hanno anche le qualità morali e professionali per tornare in passato, per proiettarsi in futuro.